in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Questa sorprendente affermazione di Giovanni il Battista è in buona misura ancora attuale. Quando parliamo di conoscere, ci riferiamo a quella conoscenza piena che coinvolge tutta la nostra persona, con i suoi affetti, la sua ragione, la sua azione. Infatti solo una conoscenza così intera genera rapporti capaci di mobilitare la nostra libertà. E allora sorge per noi, in questa quinta domenica di Avvento, nel paragone con il Battista, la domanda: conosciamo Gesù? Lo conosciamo fino ad avere con Lui un rapporto intero, cioè familiare? Come non ritornare sul giudizio espresso dal Beato Paolo VI fin dal 1934, quando era ancora un giovane sacerdote? Lo abbiamo più volte citato, ma conviene ripetercelo. Il Beato Papa disse, scrisse: Cristo è un ignoto, un dimenticato, un assente in gran parte della cultura contemporanea. Ma come? Nel 1934, quando l'organismo ecclesiale italiano era massiccio, quando l'influsso della Chiesa sul cuore e sulla mente degli uomini era decisivo, quando il peso, pur nelle grandi prove, dei cristiani nella società era notevole, come il dopoguerra mostrò. Nel 1934 Cristo è un ignoto, un dimenticato, un assente. Certo, il Papa si riferiva allora alla cultura, al mondo degli intellettuali soprattutto, ma questo oblio di Cristo, cominciato da quel mondo, ha poi interessato, come noi sappiamo bene, col passare degli anni, in buona parte la fede del popolo. Eppure noi percepiamo, e la vostra presenza qui lo documenta, e ciò che l'arcivescovo vede nelle parrocchie, nelle aggregazioni dei fedeli, a tanti livelli nella vita sociale e civile, uomini e donne, anche oggi come sempre, sono in attesa, aspettano qualcosa, anzi, per essere meglio precisi, aspettano qualcuno. E in non pochi casi, in modo speciale nelle nostre terre ambrosiane intrise di cristianesimo, manifestano, anche se non praticano, nostalgia per Gesù. Attendono di poter finalmente riconoscerlo come presente nel qui ed ora della nostra storia carica di travaglio in questo passaggio al nuovo millennio. Per questo donne e uomini del nostro tempo, consapevolmente o inconsapevolmente, desiderano incontrare donne ed uomini come Giovanni, donne e uomini credibili, testimoni del Cristo. E anche qui ritorna opportuna una celeberrima affermazione di Paolo VI Beato: l'uomo di oggi ascolta molto più volentieri i testimoni che non i maestri, a meno che questi siano anche testimoni. Ebbene,
In questa quinta domenica di Avvento, intitolata al precursore, il Vangelo ci mette davanti una figura straordinaria di testimone, quella del Battista. Ne aveva già parlato la liturgia di Avvento, ma oggi ci presenta attraverso il Battista chi è il testimone e come si è testimoni. Vediamo brevemente questo chi e questo come. Ai sacerdoti e ai leviti inviati dai giudei che lo interrogano circa la sua identità, tu chi sei? Andavano numerosi fino a lui, erano impressionati dalla ruvida decisione di questo uomo che praticava su di sé l'atteggiamento della conversione e per questo lo predicava in modo convincente. Ma a questa domanda precisa, tu chi sei? Risponde in due momenti il Battista, prima in negativo e poi in positivo. Possiamo imparare molto da queste risposte. Anzitutto in negativo, rifiuta categoricamente di lasciarsi identificare con il Messia, con Elia, con il profeta. Negò, dice il Vangelo, due volte. E in questo modo egli apre la strada all'altro, al vero Messia, che è oltre ogni attesa e ogni immaginazione. E poi, in un secondo momento, risponde in positivo, riferendo a sé le parole del profeta Isaia che abbiamo inteso proclamare. Si definisce voce di uno che grida nel deserto. E poi afferma: colui che viene dopo di me ed era prima di lei, di me, io non sono nemmeno in grado di compiere per lui le azioni del servo, come quella di sciogliergli i calzari. Allora domandiamoci questa sera: da che cosa donne ed uomini di oggi possono riconoscere il testimone senza confusione, senza confonderlo, ad esempio, con una sorta di propagandista di un'ideologia tesa a suscitare un'organizzazione di qualsivoglia tipo, di tipo partitico, che so io? Lo può fare se imita il Battista, perché il Battista ci mostra che il testimone è sempre riconoscibile da una umiltà radicale. Sta attaccato solidamente alla terra, questo significa umile, e con questa umiltà mantiene la distanza da colui che egli annuncia come il Messia. Il testimone non attira l'attenzione su di sé, anzi la distoglie da sé e la indirizza su colui cui dà testimonianza. Il testimone si ritiene ultimamente irrilevante, quanto è difficile per noi questo, così autocentrati, soprattutto in questo gravissimo tempo di individualismo radicale. Il testimone vuole che acquisti rilievo la figura dell'altro. Questo vale per il Messia anzitutto, ma vale tendenzialmente per ogni rapporto. Il rapporto è sempre ordinato al riconoscimento dell'altro, all'affermazione della sua dignità, del suo vero bene. Però nello stesso tempo dobbiamo anche riconoscere che, dominati da certa ideologia, abbiamo letto questa posizione del Battista come una sorta di vergogna a comunicare
nella spontaneità quotidiana, soprattutto il dono della nostra fede. Il testimone non rinuncia, come il Battista ci documenta, ad essere la voce. Certo, la voce fa passare le parole, la parola, fa passare il verbo, come dice e commenta Agostino. Il Battista è solo la voce, noi siamo solo la voce, il verbo è il Figlio di Dio incarnato, ma se la voce non risuona, chi potrà incontrare il verbo? Allora, per questa sua attitudine a fare spazio all'altro, il testimone accende sempre di nuovo la speranza nella possibilità di ricominciare. Con una espressione un po' brutta italianamente, ricavata dai francesi, c'è tutta una pastorale dei ricomincianti, di tanti nostri fratelli battezzati che attraverso la nostra umile testimonianza possono di nuovo ravvivare la bellezza e la potenza della conoscenza di Gesù, possono strappare dall'oblio la presenza fecondatrice del vero Dio che si è fatto vero uomo. E Isaia, nella lettura di oggi, ci dà un identikit preciso del Messia. Un germoglio spunterà dal tronco, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Tutti noi abbiamo l'immagine di questo dato. Quante volte vediamo tronchi tagliati, grossi, su cui incomincia a spuntare un germoglio e la novità di un ramo e l'albero si rigenera. E la profezia di Isaia col germoglio annuncia l'avvento di un Salvatore, cioè di colui che è capace di operare per la potenza dello Spirito, dice Isaia, con sapienza e intelligenza, cioè con una capacità intellettiva della realtà e pratica di governo, con consiglio e fortezza, cioè con una capacità di progettazione e di costanza nell'attuazione, con la conoscenza e il timore del Signore, cioè vivendo un rapporto stabile, familiare con Dio, pieno di riverenza. Allora, carissimi, come non domandare l'avvento di Gesù, apportatore di simili virtù, centro del cosmo e della storia, compagnia amorosa di tutta la famiglia umana. Egli ci chiama a prendere parte, nonostante tutti i nostri limiti, a questo elevato stile di vita. E ci chiama a farlo come cristiani e come cittadini, capacità intellettiva e pratica di guida, capacità di progettazione e di costanza nell'attuazione, rapporto pieno di riverenza con Dio. E poi il profeta continua con quelle immagini splendide che documentano il rinnovamento della creazione che noi aspettiamo vigilanti nell'attesa. Queste immagini sono espresse dalla ritrovata pace tra gli animali e tra gli animali e l'umanità. Possiamo dire sinteticamente dall'ecologia umana, descritta dalle caratteristiche della sapienza, dell'intelligenza, del consiglio, della fortezza, della conoscenza, del timore di Dio, da questa ecologia umana scaturisce l'ecologia verso tutte le creature e verso tutto il creato. Senza tenere in unità queste due dimensioni, tutte le proposte che possiamo fare a livello pratico, pur utili, non saranno decisive, perché siamo chiamati, per rispettare tutte le creature e tutto il creato, a cambiare centinaia di piccoli atteggiamenti, e tutta la popolazione mondiale è chiamata a questo.
senza una motivazione che duri nel tempo e oltre il tempo, nell'eternità, senza questa ecologia umana che viva un rapporto con Dio, che ponga al centro l'uomo, sarà impossibile un'ecologia del creato. In questo modo Isaia ci invita a riprendere per noi questa sera il tema della figura del testimone del Battista e ci propone di fissare lo sguardo ancora una volta sulla meta, il grande tema ambrosiano dell'Avvento che lega in potente unità la memoria della venuta di Gesù nella storia con l'attesa della sua manifestazione gloriosa alla fine dei tempi. In quel momento tutti i rapporti vissuti normalmente nella storia da parte dell'uomo come segnati dalla contrapposizione saranno ricreati in una serena umanità. E così anche noi potremo ripetere, e già cominciamo a poterlo fare, la conoscenza del Signore riempirà la terra. La conoscenza del Signore riempirà la terra e le nazioni la cercheranno con ansia. Gli uomini e le donne la cercheranno con ansia. Fratelli e sorelle carissimi, attraverso l'azione eucaristica che propone ora, qui ed ora, alla nostra libertà, l'avvenimento singolare della morte e risurrezione, Gesù Cristo può, come ci ha detto l'Epistola, salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Dobbiamo farlo tutti i giorni. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questa è la certezza della fede per cui ci ha fatto pregare l'orazione d'inizio. E la fede in Gesù Cristo è l'opera che Dio ci domanda. Veramente il cristianesimo è allo stesso tempo esperienza semplice e vertiginosa. Questa è l'esperienza della fede. Dalla figura di Giovanni, allora, lasciamoci questa sera provocare ad interrogarci sull'autenticità della nostra testimonianza. Conosciamo familiarmente Gesù con iniziative concrete in questi giorni che ci separano dal Santo Natale, personali e comunitarie. In tutti gli ambienti che frequentiamo cerchiamo di comunicare con energica umiltà la gratitudine per il Signore che viene, la gratitudine per il dono della fede che abbiamo ricevuto e che per grazia continuiamo ogni giorno a praticare. Amen.